Sarà un election day in grande stile, quello di domenica in Serbia. Si vota infatti per presidenziali, parlamentari e amministrative. Secondo i sondaggi il risultato è scontato. Il partito socialista di Ivica Dačić e il partito progressista guidato dal presidente Aleksandar Vučić otterranno percentuali sufficienti a confermare l'attuale coalizione. Da 10 anni Vučić è al potere come presidente e in campagna elettorale, dove si è presentato con uno spot piuttosto pittoresco, ha sostenuto di aver fatto molto per il paese, pur sentendosi ignorato dai media. Non ho problemi con il fatto che la gente mi veda uscire da un frigorifero, ma in questa campagna elettorale tutti hanno avuto molto spazio mediatico. Io invece resto l'uomo più attaccato di Serbia. A sfidare, senza troppe speranze visti i sondaggi, la coalizione governativa c'è Serbia Unita, giusta e stabile, la cordata liberal-democratica e liberal-conservatrice guidata da Zdravko Ponoš. Ma gli analisti credono che le intenzioni di voto siano rimaste pressoché invariate nell'ultimo anno, segno che la campagna non è stata molto efficace. Non ho notato un argomento che sia davvero emerso sugli altri, spiega l'analista politico Zoran Stojaković. Di solito avvengono arresti nei media, processi, aperture di fabbriche. In questa situazione nulla di tale era importante e dominante. La campagna in realtà è durata solo 2 settimane ed è stata del tutto oscurata dalla guerra in Ucraina. Anche la coalizione dei Verdi, denominata Dobbiamo, potrebbe guadagnarsi qualche ulteriore fetta di consensi, visto il fermento ambientalista registrato nelle piazze serbe prima della guerra.